Dal castello della Fioraia, comune di Subiano, Basso Casentino, provincia di Arezzo, Italia. Abbiamo dato la posizione geografica. La posizione geografica di questa rubrica, Piero, che si chiama Aretinamente. Sì. Aretinamente perché? Perché noi andremo, diciamo, a recitare, no, delle vere e proprie storie che magari i nostri nonni si sono tramandati mentre lavoravano nei campi, mentre, perché no, sfuggivano alle bombe della guerra. Insomma, queste mura avranno visto tante, tante vicissitudini, immagino, dei nostri antenati. E insomma, cercheremo di riportarle nelle nostre storielle. Questo credo che ne abbiano viste molte di più, perché è un castello del 1000. Quindi, e quindi si parla di Medioevo, si va ancora più indietro. Gli unici due sono questo e quello di Poppi, quindi ecco, praticamente in provincia. Quindi ecco, sì, allora, io provo a recitare queste cose anche se il vernacolo aretino non è molto semplice, però... Diciamo che questa trasmissione è stata ispirata dalla pubblicazione di Alberto Severi, Quattro versi in pensimonio, esatto, e di altre pubblicazioni da cui Piero, diciamo, prende spunto per, sì, insomma, estrapolare, diciamo, queste storielline. Che rimoderno un pochino, perché sennò il vernacolo veramente vero è... tante volte non è capibile, quindi ecco. Che... Come si intitola? Questa si intitola Una domenica di fine agosto. Ecco, spostiamoci qua nella mezza scalinata con tra l'altro la chiesetta alle spalle e quindi raccontami un po' questa domenica d'agosto, va? Sì, una domenica di fine agosto, Menco era la merigge sotto una vita in una proda. Il posto era verso il crocifisso delle Forche. Arbattia una gomea di ferro della ratello di legno con l'incudine e il martello. Pian piano arrivava il combrugliume. Che sarebbe il combrugliume? Il combrugliume è la sera. Ah, la ok. Sera. Le preci del campo c'aiva davanti, erano lunghe, da greppo a greppo, da coltrere sementere. Lui pensava da cominciare il giorno dopo con le vacche, in su e in giù e per la presa, come fere a durare tutta la giornata, senza straccasse e scocciolasse più di tanto. Più del pensiero de lavorare, pensea alla tramessa, carne macinata, uovo e limone, perché il corpo cominciava a rugghiare e l'appetito si faceva sentire. Du salti per arrivare a Villarada, dove abitea di casa, si mise a sedere a tavola con l'acquolina in bocca. Si ricordea una strofa che gli veniva in capo. Lo so, è il mangime che ha creato Dio per poter nutrire l'umena prole. Perché dunque contrasti il viver mio con l'ombra fitta della tua gran mole? Insomma, voleva dire che siamo un po' troppi al mondo, insomma, questo sì, era un po' il senso della storiellina. Sì, che poi lui forse voleva dire che Dio in certe volte contrasta un po' il vivere quotidiano. Quotidiano, esatto. La sua mamma, intanto, entrò in cucina con una mezzina d'acqua e una caterva d'insalata e disse: stasera se mangia questo, io non ho avuto tempo per far altro, ma va ben così, se no si ingrassa. Menco andò a letto senza mangiare, sognò solo il dolce, un mustaccino, pasta fatta con farina, mele e un po' di pepe, forse perché non aveva manco la forza di sognare. Oh, finita la prima storiella, morale della favola, Piero? Morale della favola era che allora la vita era un pochino più semplice e più, diciamo, le cose a cui pensare erano molte. Oggi abbiamo la finanza, l'economia, le borse, le cose. Quindi lì lui pensava ad arrivare in fondo alla giornata. Sì, appunto, per mangiare queste due cosette semplici che okay, faceva la sua mamma. E quindi, ecco. Allora noi ci vediamo alla prossima puntata con chissà qualche altra storiella che magari ci riporta un po' alle nostre radici e soprattutto anche alla, sì, vita, alla vita concreta, diciamocelo come sta. Diciamo che il motivo per fare queste cose è appunto perché ci si ricordi di questa lingua che è stata praticata per tanti anni. Per tanti anni. Allora, con Aretinamente ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.